Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non vi è mai stata una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Parola del Signore. Comprendiamo da questo breve Vangelo una riflessione sul nostro parlare. Ecco, qui c'è un caso un po' estremo di una persona proprio muta, ma non per causa naturale, bensì perché è indemoniata. In questa persona l'azione del demonio proprio lo costringe a tacere, lo rende incapace di parlare. E Gesù, come fa spesso, interviene. Cosa fa? Non gli dice: cerca di parlare, sforzati, eccetera, perché sa che l'impedimento è profondo. Scaccia il demonio, causa del mutismo, e difatti subito dopo quella persona comincia a parlare. Immaginiamo con quanta gioia gli si scioglie la lingua, avrà fatto preghiere di benedizione, salti di gioia, eccetera, eccetera. Questo cosa dice a noi? Dice che una delle azioni del demonio è spegnere le parole di bontà e di verità. Ha una forza il demonio di mettere a tacere. E agisce in molti modi, raramente come una vera possessione della nostra persona, raramente, spesso agisce con la forza del mondo e anche delle passioni disordinate. Per esempio, quando noi per rispetto umano non diciamo la verità, non diciamo ciò che è giusto dire, quasi ci nascondiamo. Questa è una forza dello spirito del male per spegnere la verità e la presenza di Gesù in noi. Mi ricordo un episodio famoso capitato a Chiara Lubi quando lei era al liceo. Lei aveva un professore di filosofia ateo che usava la presentazione dei filosofi della storia per dimostrare che Dio non c'è, che è tutta un'invenzione, eccetera, eccetera. E lei, pur essendo, diciamo, una studentessa giovane e anche un po' rischiando, spesso alzava la mano e diceva: «Professore, non è vero, professore, non è vero, non è vero». La forza della verità. La forza della verità che a volte il Signore ci mette nel cuore, e in questi casi dobbiamo dirla, dire la verità con amore, perché questo è una strada di libertà. E avere più rispetto del giudizio di Dio che non del giudizio degli uomini. Quando noi a volte siamo in difficoltà, no? Perché pensiamo: cosa dice mia madre, cosa dice mio figlio, cosa dice mia moglie, cosa dice mia nuora, cosa dice il mio datore di lavoro. Dovremmo sostituire questa domanda in certi casi: cosa dice il Signore di me? Cosa dirà Lui di me nel momento del giudizio finale al termine della vita? Ecco, perché questo ci rafforza nel bene. Poi osservate cosa succede quando Gesù
liberano questo indemoniato dal demonio. Succede che la gente esulta, è piena di meraviglia, esclama: non abbiamo mai visto in Israele una cosa così, perché Gesù aveva una forza. A volte, per tentare di scacciare i demoni, facevano battaglie lunghissime. Lui, quando incontrava queste persone dove c'era il demonio, bastava una parola seriamente e il demonio scappava, non resisteva. Per cui la gente dice: non abbiamo mai visto una cosa simile in Israele. Ecco, questa è la gioia della fede semplice, che riconosce le meraviglie di Dio. Però il Vangelo descrive anche la reazione degli scribi, che erano persone intellettuali, conoscevano le scritture, e erano abbastanza ostili a Gesù, che non veniva dalle loro file. Gesù era come un laico ai tempi di Israele, in Palestina, non veniva dalla stirpe sacerdotale. Quindi loro erano avversi a Gesù. Che cosa dicono? Guardate come il demonio riesce a imbrogliare. Il demonio è un fabbricatore di menzogne terribili. E dice: è per mezzo di Beelzebul, il capo dei demoni, che Gesù scaccia i demoni. Quindi una perversione circa l'origine dell'opera di Gesù. Ecco, il demonio ha questo potere. Oggi questo lo vediamo all'opera. Oggi ci sono dei crimini terribili, giustificati con ragioni così. Ma queste persone che sono responsabili di questi crimini, quando si presenteranno davanti a Gesù? Saranno spaventati dal male che hanno fatto, che ricadrà su di loro se non si convertono in tempo. Sono cose terribili. Io ogni tanto, quando penso a questa guerra e a queste atrocità, mi ritorna in mente la parola di Dio detta a Caino: cosa hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suono. Immaginate cosa dirà Dio a tutte di fronte a queste stragi. Una cosa terribile: Signore, ce ne scansi e liberi. E poi noi personalmente dobbiamo diventare più esperti nel rifuggire la menzogna, perché lo spirito del male entra in noi soprattutto attraverso la menzogna. E Gesù dice che che il diavolo è il padre della menzogna. Ecco, quindi sapersi difendere, cercare sempre la verità e al momento giusto, quando capiamo essere volontà di Dio, proclamarla con amore. Aver paura di dire la verità, perché Gesù ha anche detto: chi si vergognerà di me davanti agli uomini, io dovrò vergognarmi di lui davanti al Padre mio che è nei cieli.